io so perché. Mi sono enormemente divertito, mi creda, signorina. Le più grandi risate le abbiamo fatte la sera del 28 maggio. Il generale aveva bisogno di un posto di vedetta in cima al monastero dell'Orio. Picchia, picchia, impreca, nessuno aprì. Era un convento di monache di clausura. A proposito, reverendo, domani andremo al monastero di Santo Spirito a pregare sulla tomba della beata Corbera. Bene, bene. Quelle brave monachette sono state già informate dell'arrivo delle loro eccellenze e sono già in fervore di preparativi per la loro visita. Non abbiamo mai mancato di andarci il giorno dopo il nostro arrivo. E allora, che cosa è successo? Ora glielo dico. Tassoni, Aldrighetti, io e qualche altro cerchiamo di sfondare la porta. Niente da fare. Allora corriamo a prendere una trave di una casa bombardata lì vicino. E finalmente, con un baccano d'inferno, la porta viene giù. Noi entriamo. Un deserto. Ma ad un tratto si odono strilli disperati venire da un angolo del corridoio. Le suore si erano rifugiate lì nella cappella e stavano ammucchiate contro l'altare. Chissà cosa temessero da parte di quella decina di giovanotti esasperati. Era buffo vederle, vecchie e brutte com'erano, nelle tonache nere, con quegli occhi sbarrati, tutte già pronte e disposte al martirio. E quaivano come cagne. Quel bel tipo di Tassoni grida: niente da fare, sorelle, non abbiamo tempo. Ritorneremo quando ci potrete procurare le novizie. E tutti quanti a ridere da arrotolarsi per terra. Le lasciamo là con la bocca asciutta per andare a far fuoco contro i regi dall'alto delle terrazze. 10 minuti dopo fui ferito. Che dei tipi dovevate essere. Avrei voluto trovarmi con voi. Se ci fosse stata lei, signorina, non avremmo avuto bisogno di aspettare le novizie. Credi, queste brutte cose si dicono al confessore. Non si raccontano alle signorine a tavola. Perlomeno quando ci sono anch'io.